Rieccoci di nuovo in viaggio per un road trip negli USA. 2 settimane di tempo e più di 3.000 km da percorrere in auto. Ce la faremo? È venuto fuori un allarme video. Ristorante italiano. Italiano. Iscrivetevi al canale per seguire le nostre prossime avventure. Buongiorno. Buongiorno. Oggi si riparte da San Francisco, andiamo verso San José a trovare i prossimi parenti e per colazione abbiamo deciso di farla nel bar qua sotto, l'Hollywood Café mi pare che si chiama, visto che la colazione in questo hotel è un po', diciamo, basic, briochina iofilizzata e company. Invece abbiamo visto di là che facevano dei pancake con i fruttini di bosco che erano parecchio invitanti a vederli. Bene, andiamo. Purtroppo aprono alle 8, quindi dobbiamo aspettare e nell'attesa Leonardo si è mangiato un muffino triste. Mangiamo un po' anche tu. No, grazie. C'è anche la cioccolata calda. Cioccolata calda? Però dopo anche col cioccolato e dopo ancora la cioccolata calda. Siamo un po' indecisi sul da farsi. Allora, eravamo arrivati alle 7:30, che era troppo presto perché non erano ancora aperti, aprivano le 8. Allora siamo tornati un attimo in hotel ad aspettare che arrivassero le 8. Arriviamo alle 8 meno 5 minuti. Mega fila. Quindi direi che il posto è gettonato. È gettonato e potrebbe anche essere buono. Beh, si spera, se no non farebbero la fila per entrare. Eh beh. Ma io avevo chiesto un caffè mocca. Non mi risulta che la mocca si faccia con la panna montata. Qua usano così. No, apparentemente questa è mocca. Però sai che ti dico? Ah, è su perché? Più che altro per il fatto che qua il caffè non è buonissimo. E allora ci mettono roba, zucchero, latte, panna montata per renderlo più bevibile. Non oso immaginare come sarebbe senza. Sono arrivati i pancakes. Io ho preso la versione con i blueberry, cioè i mirtilli. Ed io cioccolato e banana. Assaggiamo. Sono un po' gommosetti, c'è da dire. Non so se riesco a tagliarlo, mi sa che devo usare il coltello. Ok, assaggiamo. Buono. Adesso abbiamo capito perché c'era la fila. Buono, buono. Se venite a San Francisco volete fare colazione, consigliato. Colazione ottima. Unico lato negativo, il conto. Vabbè, almeno... ne valsa la pena comunque. Ormai siamo a San Francisco, luogo turistico, dopo mancia già inclusa nel conto, perché si sa, i turisti idioti non hanno il concetto di mancia e tante volte si dimenticano. E quindi, vabbè, sì, c'è da dire che abbiamo pagato $50 per dei pancake. Erano degli ottimi pancake. Sì, però non valevano $50. Discutibile. Già, abbastanza. Direzione San José! Bene, abbiamo fatto la visita ai parenti e adesso ci stiamo dirigendo verso Monterrey. C'è un po' di traffico, giusto un po'. Il locale sembra pretenzioso. Beh, nelle foto io avevo visto tanta carnazza, ho seguito quelle. Seguito l'istinto della carnazza, vedremo. Cosa abbiamo qui? Allora, abbiamo preso una bistecca di manzo con patate, verdure di contorno. Stasera semplici, semplici. E io che inizio a mangiare anch'io, sennò questo mi mangia tutto. Bella rosata, non sembra male. Ok, stasera la recensione la faccio io perché lui purtroppo ha perso il sapore visto che era freddore. Ormai fa parte del gioco anche quello. La carne è molto saporita, fuori ha una bella crosticina croccante e salata e all'interno è succosa la carne, morbida. Ah, io mi fido di te, sto provando dal vivo quello che si prova quando si guarda un video su YouTube di gente che mangia ma puoi soltanto immaginarti i sapori. Vabbè. Mi fido del tuo giudizio. Fidati, è buono. È buona. Si può dire che in America le bistecche le sanno fare, decisamente.
Allora, non so se si vede o si sente, che adesso ho tirato via il microfono. Ci sono i leoni marini sulla spiaggia, quei due lì si stanno picchiando. Sentirsi si sente, direi. Sono in calore o si stanno picchiando? Buongiorno. Oggi siamo a Monterey, stiamo andando a fare colazione, belli raffreddati. Come potete vedere il tempo qua in California, diciamo che non splende il sole sempre e fa abbastanza freschino. Almeno questa mattina saranno circa 15 gradi. No, un po' di più. Ah, sento un'anatra. Anatra? No, aspetta, era un gabbiano che suonava tipo un anatrozzo. Faceva... Stiamo andando in una pasticceria pare francese. Dovrebbe fare pasticcine, cose francesi. Vediamo. Com'è che non sento nessun sapore? Ma lo fai apposta? No. Sì. Non era inclusa la colazione all'hotel, quindi ci tocca andare a trovare un posto dove farla. Non mi piace fare la colazione fuori, però ieri diciamo che San Francisco non è stata male. Quello sì. Io non ho sentito nulla ieri mattina. $50 sprecati. Ecco qua, la French Bakery, che probabilmente di francese avrà solo il nome, perché qui in America usano nomi italiano, francese, in maniera un po' approssimativa. Vediamo, magari è buono. Sarà una pasticceria francese americana. Preso un bel muffin, cornetto. Panno cioccolà e un biscottone. Me ne dai un morsetto? Sono gelato. Ma vorrei riassaggiarlo? No. Era buono? Non lo so, sono sempre intasato. Fidati, era buono, ma visto che tu non lo senti, posso sentirlo io per te. Ti faccio questo favore. Odio ammetterlo, ma sei stranamente convincente, te. È buono. Il cornetto sfogliato, proprio buono. E il resto per un altro giorno. No, forse è mio, me lo mangio quando di nuovo l'ho fatto. L'ho già mangiato. A me piace il panno scolà. Appunto, per quello che lo confisco. Siamo qui per vedere un castello, un altro, costruito da... da un certo Hearst. Inizio Novecento. Sì, un riccone che ha fatto una pataccata americana, vedrete. Purtroppo è saltata la visita al parente perché ha avuto degli imprevisti e quindi abbiamo dovuto trovare qualcosa da fare durante la giornata, insomma. Ripieghiamo. Ripieghiamo. Speriamo che ne valga la pena. Testa, tutti stili mischiati insieme, vittoriano, non so cosa che dentro, da tutto mixato. Riferimenti a, non so, forse qualcosa di indiano, arabo, c'è di tutto, romano o greco, bel mix. Allora, che dire di questo castello? È, diciamo, particolare. Il proprietario era un collezionista di stili architettonici, se così possiamo definirlo. Questo castello c'era di tutto, stile romano, stile veneziano, indiano, greco. Cioè, tutto quello che potete trovare in Europa lo trovate qui. A noi non ci è piaciuto tanto perché appunto era una cozzaglia di cose diverse, senza senso. Era un po' tipo una preview di quello che vi aspetta a Las Vegas. Tante cose che non c'entrano niente messe tutte lì tutte insieme. Comunque, se siete da quelle parti e non avete niente di meglio da fare, potete andare a visitarlo, quello sì. Bene, tour finito. Considerazioni finali? Lascio la parola al ragioniere. Per me è una cagata pazzesca! Bravo! Bravo! 92 minuti di applausi! Sì, è abbastanza strano. Mangiamo la nostra Caesar salad, bella carica.
Dopo abbiamo preso la macchina, siamo andati in direzione di Three Rivers, che è il paese quello più vicino, per andare a visitare il parco delle sequoia, che saremmo andati il giorno dopo a visitare. L'hotel sapevamo già che faceva particolarmente schifo, perché ce l'aveva già detto l'agente dei viaggi: guardate che l'hotel fa schifo. E infatti faceva schifo. Per $200 a notte ci aspettavamo almeno un livello di pulizia, diciamo, basic, standard. No. Allora, peli dappertutto, peli umani, sul lavabo, in bagno, nel frigo. Dietro la porta del bagno c'era proprio la striscia di peli che ricopriva il pavimento. Oltre a questo, le coperte, anche quelle piene di peli. L'asciugamano del bagno, quello bello succio, avete in mente tipo la carta vetrata quando vi asciugate la faccia? Non avevamo qua asciugamani, ormai abbiamo dovuto usare quelli per pulirci. E anche quelli erano ricoperti di peli. Oltre a questo, la piscina esterna era praticamente una laguna. Avete in mente quell'acqua bella, verde, salmastra, scura? Ecco, penso che se andavamo a fare il bagno lì era il modo migliore per prenderci qualche malattia. Tralasciando la pulizia della stanza, che poi vi parlerò anche della colazione più in là, siamo andati fuori a cena in un ristorante lì vicino, che per fortuna servivano dell'ottimo cibo. Infatti su TripAdvisor aveva delle buone recensioni e così è stato. Io ho provato il mio primo hamburger americano ed era molto buono. Leonardo invece, avendo ancora il raffreddore, si è preso un'insalata, perché dopo era un po' uno spreco prendere un buon hamburger e non sentire niente, neanche il sapore. Abbiamo fatto cena lì, dopo siamo tornati nella nostra splendida camera dell'hotel di Three Rivers. Non posso dire il nome per non fare cattive recensioni, però sappiate che se leggete le recensioni prima di prenotare, molto probabilmente forse trovate qualcosa di meglio e non andate in quello lì. Il giorno dopo ci siamo alzati e siamo andati a fare colazione nella splendida sala colazioni dell'hotel. Abbiamo trovato praticamente tutti i tavoli sporchi, pieni di briciole lasciate dagli altri clienti e nessuno che puliva tavoli. Cioè, arrivavi lì così sporco, dovevi far colazione. Per fortuna avevamo ancora le pastarelle della pasticceria francese del giorno prima e abbiamo mangiato quelle, perché non avevamo davvero il coraggio di prendere neanche i cereali che c'erano lì, vedendo la pulizia della camera. Ho detto, l'unica cosa che ho preso io era il tè caldo, che comunque l'acqua che bolle ammazza i batteri, quindi non c'era il pericolo di prendere qualche intossicazione alimentare. Dopo siamo andati a prenderci due sandwich in un bar lì vicino che preparava degli ottimi panini e siamo ripartiti per andare a visitare il parco delle sequoie. Per entrare nel parco abbiamo fatto in anticipo il biglietto online, che costava $35. Dura una settimana e viene calcolato l'accesso per il singolo veicolo e non per ogni passeggero. Prima di arrivare all'area del museo ci sono diversi punti dove ci si può fermare un attimo per scattarsi una foto. Noi purtroppo abbiamo mancato il cartello, quello subito dopo l'entrata, con scritto Sequoia National Park. Più in avanti c'era il tunnel con la roccia sospesa e lì abbiamo fatto la foto. Salendo, dopo un bel po' di curve, si trova il punto panoramico, dove ci siamo fermati ad ammirare il paesaggio. Abbiamo parcheggiato la macchina vicino al museo, dove si trova un grande parcheggio principale. Per spostarci nel parco abbiamo usato il bus navetta gratuito, che è molto comodo per raggiungere le diverse zone del parco ed evitare così di perdere tempo ogni volta per trovare un parcheggio. Prima tappa ci siamo fermati per vedere il General Sherman, che è l'albero di sequoia più grande al mondo, ma non il più vecchio. Ha all'incirca 2200 anni. Un albero del genere è difficile determinare l'età esatta, perché di solito si contano gli anelli nel tronco. Questo chiaramente non può essere tagliato, non si possono fare buchi perché il tronco si indebolirebbe, e quindi gli scienziati hanno misurato il diametro anche sulla base di altri alberi simili e hanno stimato che abbia tra i 1800 e i 3000 anni. Notevole. Bello vecchio. Comunque la fila è notevole per arrivare a fare la foto all'albero. Si allunga sempre di più. Da calcolare almeno un buon 10 minuti di fila. No, non così tanto, non ci abbiamo messo tanto tempo. Più o meno 10 minuti, però dai. Però già che uno è qui. Eh beh, adesso andiamo un attimo a pranzare con i panini che abbiamo preso prima, sperando che l'orso non ci venga a prendere perché sente l'odore. Mi raccomando, se viene a rompere le scatole, tu butta i panini e dagli un biscotto proteico di Bulk. Potevamo fare il percorso di un'ora per andare in giro qua a fare trekking, ma visto che siamo in America, facciamo come gli americani, prendiamo il pulmino e andiamo al centro visitatori a fare pranzo. Sono tutte scuse per giustificare la tua incredibile pigrizia. Anche tirato fuori il fatto che è stanca, che c'è il jet lag quando è una settimana che siamo qui, che rompa beata. Ma è vero, dopo un certo orario si comincia ad essere un po' stanchi.
Sì. Io ho fatto il tacchino prosciutto senza però la pancetta, perché mi sembrava un po' troppo, too much. Lui invece ha fatto qualcosa di attonno. Panino di segale con tonno. Un po' com'è? Giunto la sera. Buono, però salato. Stiamo visitando il negozio del parco con tutte le ciumiate americane possibili e immaginabili. C'era anche marshmallow. Ma questa vince tutto, il clam chowder in barattolo, chissà che cagata. Le tortille che vendono qua sono diversissime da quelle che ci sono da noi, piccole piccole, pesano anche di più. Siamo nel mezzo del nulla e questo non ci piace. Molti alberi sono bruciati qui. Ma quelli. Appena ho guardato su GPS il percorso circolare non era circolare, abbiamo cannato in pieno. Yay! Torniamo da dove siamo venuti prima di perderci e farci mangiare dagli orsi. Sì, l'abbiamo trovata. Perché devo entrare nell'albero? Tu fidati ed entra. È enorme. Prossima casa nell'albero, non sull'albero. Qualcuno aveva voglia di pizza. Sì, ma non mi aspettavo che qui fosse il caos più totale. È arrivata la pizza. C'è sopra la roba. E che fai? Vieni in America e non la prendi una pizza col peperoni? Da provare. Assolutamente, l'assaggi anche tu, vero? Faccio il sacrificio. Vai, prendi la pizza. Prima te. Ti fai da cavia. Beh, ti dirò. Il mio giudizio conta poco perché mi sto ancora riprendendo, però ho detto, ho riacquistato un pochino di olfatto e allora devo prendermi sta pizza già che passiamo di lì. Devo dire che a quanto mi sembra è piuttosto buona, morbida, bella condita, bella saporita. Bella spessa, c'è sopra di tutto, particolare, è proprio una pizza americana, però si differenzia da quella tedesca. È un altro genere. Buona buona, però ma un pazzone. Comunque penso che nessuna pizza faccia schifo quanto quella tedesca, scusate. Ma è così, quella roba non è pizza, ragazzi. Punto. Sì, approvata. Vedi? Ovviamente non è la pizza italiana. Questo chiaro. È abbastanza chiaro. Ma non è neanche pizza tedesca spacciata per pizza italiana. Quindi, win. Abbiamo visto un tizio con delle braghette bellissime. Avevo motivo a paperelle. Non abbiamo il coraggio di chiedergli dove l'ha comprate. Però vorrei tanto. Oh, tutta un'altra storia. Confronto con quello di ieri, 100 volte meglio. Non l'ho filmato perché era davvero orrendo. Non merita neanche la pubblicità negativa, perché se no dopo succede che ci va gente soltanto per vedere se faceva davvero tanto cagare. Non gli dio neanche quel business. Per Hotel da Incubo potrebbe andare bene però. Decisamente. Ci riproviamo con l'italiano. Ci siamo ricascati questa volta per un problema di orario, perché era l'unico aperto, era un ristorante italiano in zona. Non era l'unico aperto, semplicemente ce n'erano altri aperti, ma qualcuno ha fatto il capriccio che voleva andare all'italiano. Se no le alternative erano hamburger, hamburger e hamburger. Ieri l'ha mangiato che andava bene. Ieri, ed era anche buono. E perché non ti andava bene anche oggi? Di grazia. Hai voluto di nuovo fare questo grosso errore di andare al ristorante italiano in America? Perché mi piace vederti in difficoltà e poi finirei con prendere una scala e andare fuori a smontare l'insegna. Godfa! Non si scrive l'Italia in vano! Vichingo! Primo, non sono Checco Zalone. Secondo, questa cena la paghi tu. Abbiamo capito subito che non è un ristorante italiano da quando gli ha detto che voleva la pasta al dente e l'altro gli fa: questo termine mi è nuovo, è molto sconosciuto. Che cosa vuol dire? Da qui si intuisce già. Stavolta sarà l'italiano americano e non l'italiano zucchino. Ok, è arrivato il cibo. Insalatona per 4 persone, pasta al dente e zuppa con patate e salsiccia. Buon app. No,
bollito la pasta, ci ho messo separata la salsa. Deve essere mantecata un pochino, cioè saltata almeno un pochino con la salsa. Il rigatone deve essere accappottato, non devono essere due cose separate. Vabbè, proviamo. Va bene col naso ancora un po' toppo, eh. Beh, il pomodoro si sente. Non è troppo oleosa, direi. Sì, è passabile come pasta. Ok, provo anch'io. La pasta al dente è scotta. Come lo cucini questo spaghettino qui? 30 minuti. Però il gusto almeno è buono. Adesso provo la mia zuppa. Zuppa di patate, la salata. Vabbè che c'è la salsiccia, però è buona. Salsiccia. Hai detto salsiccia. Ladro. Bene, come al solito ci siamo dimenticati di fare la chiusura del video e la facciamo da casa. Col gattino. Grazie ai miei occhiali. Nel prossimo video andremo a Los Angeles a visitare Hollywood. E il Peterson Automobile Museum, che è un museo delle automobili dove c'è veramente di tutto e di più. Non perdetevelo. Quindi per non perdervi i prossimi video vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, di lasciare un bel like. Lasciate un commento che ci fa sempre piacere e mi raccomando iscrivetevi su Instagram per vedere alcune chicche in più, tra cui comparsate anche di questo coso. Questo qui fa 42.000 like da solo. Sì, e la Patrizia rosica perché dice voglio anch'io, voglio anch'io. Tra gattino e gattino. Il gattino ormai è irresistibile. Bene, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao! Ciao!